una delle leve fondamentali per provare a ricostruire uno dei grossi problemi che abbiamo di fronte a noi, che è quello della coesione sociale, del fatto che attraverso la cultura si possa costruire comunità e quindi si possono costruire reti di relazioni che non possono evidentemente essere lasciate solo dentro una logica di carattere volontaristico, che è importante, ma che come tale va assolutamente riconosciuto. Quindi noi pensiamo che all'interno naturalmente di un modello associativo come il vostro ci sia l'esigenza di individuare delle forme di sostegno che possano avvenire naturalmente attraverso la sburocratizzazione di alcune procedure che sono naturalmente, se viste dal lato di un'azienda, anche accettabili, se viste all'interno di un'associazione come la vostra o delle associazioni che ci sono sul nostro territorio rischiano di essere assolutamente proibitivi dal punto di vista delle loro complicazioni, dal punto di vista dei costi. C'è naturalmente anche il tema di un riconoscimento della figura del volontariato anche dal punto di vista culturale. Sono figure, diciamo così, che non hanno un loro specifico riconoscimento e che invece come tale bisognerebbe naturalmente lavorarci sopra, ecco, per dargli anche una riconoscibilità dal punto di vista, non dico giuridico perché la Regione Lombardia non potrebbe fare una cosa del genere, ma sicuramente un riconoscimento dal punto di vista della funzione sociale che questo tipo di attività di carattere volontaristico hanno sul territorio. Poi naturalmente c'è il tema della Regione Lombardia come anche promotore dal punto di vista culturale, quindi una logica, diceva all'inizio, di programmazione di indirizzo potrebbe sicuramente favorire anche, diciamo, la costruzione di filiere dentro il quale coinvolgere quei soggetti che operano dal punto di vista culturale sul territorio. Purtroppo molto spesso la Regione Lombardia si limita, diciamo così, a finanziare sagre, a finanziare momenti, appuntamenti, diciamo così, sul territorio di dubbia qualità, di patrocinare qualche iniziativa più o meno culturale, ma non c'è un orientamento. A me, ad esempio, l'altro giorno mi è arrivata una richiesta da parte di un'associazione che dice: vorrei sapere qual è la vostra posizione sulla reintroduzione del dialetto all'interno delle scuole. Io devo dire che francamente, cioè, noi stiamo andando anche da questo punto di vista, cioè dipende anche a che modello culturale vogliamo fare un riferimento. Cioè, per noi il modello culturale è uno strumento per creare ponti, creare integrazioni, creare comunità. Gli altri invece lo usano, come dire, per riaffermare una presunta identità e dei presunti valori che non hanno a che vedere con la società di oggi, soprattutto con la società che noi intenderemo costruire. Però sicuramente c'è questo tema. In questi anni questo settore è stato lasciato troppo solo, non è stato ausiliato, non è stato in qualche modo accompagnato. Quando parlo di accompagnamento intendo dentro un reciproco rispetto delle differenze dei ruoli, perché, come dire, io penso che ARCI sia naturalmente gelosa della propria autonomia e come tale la rivendichi, però pur nell'autonomia avere un'interlocuzione più attenta non solo da parte degli enti locali ma anche da parte della regione, io penso che sia di fondamentale importanza anche poter fare dal punto di vista vostro quel salto di qualità rispetto a quelle che sono le richieste che provengono dai vostri associati di cui io faccio parte. Io penso che la Regione Lombardia dovrebbe fare molto molto di più di quanto l'hanno fatto in questi termini. Se mi si dice modello culturale, io la dico così: verso le periferie. Noi abbiamo dei luoghi di solitudine che sono dei luoghi dove c'è la rottura di quello che è quel minimo di coesione sociale che necessita una società per poter stare insieme. Ci sono dei luoghi di criticità dove essere presenti con un'offerta culturale può essere un'alternativa ad altri modelli di vita, ad altre situazioni. Penso che le scelte debbano andare in quella direzione lì dal punto di vista anche come discrimine, come priorità, e penso che all'interno di una logica di sussidiarietà verticale dentro la quale la Regione Lombardia si mette in rapporto con i comuni e con le realtà associative come la vostra possa meglio rispondere alle esigenze che venivano riposte.